Allora, buongiorno a tutti. È un piacere, un onore di avere qui con noi oggi il dottor Sammy Raghi, che quasi 15 anni fa, possiamo dire, per non dire 20, 15 anni fa, su queste scene, in realtà non in questa sede della LIU, ma quando la LIU aveva solamente la sede sopra con la torre e le aule vicino alla caffetteria, ha seguito il primo corso di economia aziendale, e quindi è un po' così, insomma, sta ritornando nella sua vecchia università e vi racconterà anche la carriera che ha fatto, pur essendo economista, noi siamo ingegneri, quindi pur essendo economista, la carriera che ha fatto che l'ha portato a diventare il numero uno della più grande azienda italiana nel settore, no? Della produzione di materiale elettrico, e non solo, che è il Ticino italiano, in realtà gruppo Legrand, quindi francese. Anche a lui, come gli altri ospiti che avete avuto e gli altri che avrete, vi chiediamo in questa parte finale della lezione, insomma, di raccontarci un po' che cosa vuol dire supply chain e logistica presso la tua azienda. Non è nel consumo, non è negli elettrodomestici, è un settore un po' particolare, è figlia di scelte di una multinazionale, quindi alcune scelte sono italiane, altre probabilmente sono concordate a livello corporate. Ci racconterà un po' a 360 gradi che cos'è la logistica, qual è la funzione supply chain in Ticino, magari qualche spunto ti chiederò di farlo anche su quelle che possono essere opportunità anche di carriera, non in Ticino, però nella supply chain, quindi viste, diciamo così, dal punto di vista di qualcuno che colloqui ne ha fatti e probabilmente ne spero, ci si augura, ne farà ancora in avanti. Ti chiedo di stare nei tre quarti d'ora, poi ragazzi alla fine, insomma, vista l'occasione questa come altre, no? Fate domande, perché o l'ora o mai più, se no poi dopo in fase di colloquio ve ne fanno loro, quindi meglio farle prima. Va bene, prego. Grazie mille. Allora, buon pomeriggio a tutti. Io parto e vi racconto velocemente, ho un po' di slide, ma cerchiamo di andare veloci sulla parte di chi è di vicino, tanto due slide per raccontarvi un po' chi siamo, cosa facciamo, poi vi racconto un po' più di gestione della supply chain di Ticino. Allora, un po' la missione di Ticino: ideare, produrre e commercializzare sul mercato mondiale sistemi di distribuzione, gestione e controllo dell'energia. Quindi, insomma, noi facciamo un po' tutto quello che è correlato a bassa e media potenza. Ticino, originaria dei Bassani, quindi fondatori italiani, è passata nel 95 al gruppo Legrand, che è un gruppo francese, quindi una multinazionale francese, anche se ha tenuto tutta la sua indipendenza gestionale sia in Italia che nel mondo, perché ci sono tutta una serie di filiali, soprattutto in Sud America. Allora, un po' una carrellata velocissima di prodotti, di cosa facciamo. Allora, questa è la parte più conosciuta di Ticino, quindi tutto quello che è l'installazione civile, la domotica e la comunicazione, quindi dalla videocitofonia, la citofonia, a tutto quello che è l'autonomia. Noi siamo presenti anche in tutta la parte industriale della distribuzione di energia, quindi andiamo dai trasformatori di potenza, grossi trasformatori di potenza che portiamo via con gli elicotteri, a grossi interruttori che servono per ospedali e quant'altro, agli interruttori domestici per il salvavita, magnetotermici o differenziali. Siamo nel settore terziario, sia per la parte ospedaliera, quindi testa letto, comunicazione dentro gli ospedali, alla parte più di terziario, sia illuminazione che distribuzione dell'energia nel terziario. Direi l'ultima parte è tutto quello che è il trasporto dell'energia, quindi dai bus bar alle reti per la distribuzione dell'energia. Questo per darvi un po' una carrellata, perché dopo lo ritroveremo sulla tipologia dei prodotti e il numero di prodotti che gestiamo e quindi la complessità che c'è lungo la supply chain. Questo è per darvi un'idea con i marchi, differenti marchi, noi usiamo differenti marchi sia in Italia che nel mondo, e quello è Ticino, però produciamo e vendiamo anche in Italia il marchio Legrand, piuttosto che marchi specialistici in alcune aree dei cataloghi che avete visto prima. Quindi i nostri prodotti sono marcati anche in maniera diversa a seconda del canale dove andiamo a portare il materiale. Questo per darvi un'indicazione di qualche numero, quindi 850 milioni di euro di fatturato
per il mondo, 450 funzionari commerciali in Italia, 500 persone nello sviluppo del prodotto, diviso in tutti gli stabilimenti italiani, 180 mercati di destinazione. E questa è una cosa interessante, perché uno guardando i prodotti dice è un prodotto con un ciclo di vita abbastanza lungo. Nella realtà il 50% del fatturato arriva da prodotti inseriti negli ultimi 3, 4, 5 anni, quindi c'è soprattutto nella parte comunicazione, nella parte di domotica, un ciclo di vita abbastanza corto e un rinnovo di prodotti importanti. Poi ditemi un po', io sto andando veloce per lasciare la parte in fondo un po' delle domande, ma se c'è qualche osservazione su Viticino, prima la fate. Ecco, chiedo scusa, nella slide precedente, visto che ci parlavi dei mercati, ecco, forse l'hai già citato, quali sono i principali canali, no? Diciamo così, di questi, cioè c'è quel 180 solamente i mercati che sono i paesi finali? Sì, sono paesi finali, poi magari ne parliamo un po' un attimo quando parliamo di clienti, però essenzialmente noi andiamo dall'80% del volume passa attraverso il canale dei grossisti in Italia, grossi rivenditori che rivendono a più piccoli, all'installatore finale, quindi abbiamo un canale che prima di arrivare all'installatore, all'utente finale, passa da due o tre intermediari. Questo è il canale più importante. Poi andiamo attraverso le vendite dirette, quindi sia ospedali che grandi installatori, vendiamo con le vendite dirette, oppure la grande distribuzione. Allora, adesso parliamo un po', entriamo un po' di più nella logistica, per dirvi un po' che cosa fa la logistica in Viticino. Allora, la logistica in Viticino è il gestore dell'intera supply chain, quindi la missione è un po' quella di sostenere la strategia del business dell'azienda pianificando e coordinando tutti i processi e tutte le attività interna e esterna all'azienda che portano il livello di servizio al cliente finale, quindi tutto quello che serve per portare il prodotto fino al cliente destinatario. È evidente che la logistica, costando tanto, ha anche un obiettivo di costo, quindi la logica è al minor costo possibile. Questa è un po' la mission. Per entrare un pochino più nello specifico, un po' queste sono slide che avete visto, la logica del source, make, delivery, un po' a tutti gli estremi, partendo dai fornitori, arrivando fino al cliente. La missione è quella di costruire una supply chain agile e robusta, su questo ci torneremo sul robusta, partendo dalle esigenze del cliente finale, perché giustamente, come diceva lui, il cliente finale, ci sono clienti finali che hanno necessità ed esigenze completamente diverse. I grossisti tipicamente gestiscono magazzini dei nostri prodotti, hanno bisogno dei livelli di servizio sicuramente più bassi rispetto a un installatore finale, hanno necessità più di integrazione informatica, necessità di costo nella spedizione, hanno determinate necessità. È chiaro che se l'utente finale è un ospedale, le necessità dell'ospedale sono diverse, o una galleria, la galleria ha bisogno esattamente allora la consegna del prodotto, perché avanza chilometro dopo chilometro in galleria e deve arrivare esattamente nell'ora specificata, quindi interessa meno alcune condizioni, per esempio di costo di trasporto, e di più l'appuntamento specifico. Questo per dirvi che a parità anche di prodotto, lo stesso prodotto suddiviso i vari clienti che noi abbiamo può avere necessità diverse, e quindi qui la capacità è quella di costruire supply chain differenti anche a parità di prodotto per andare a servire i nostri clienti. Ecco, questo a livello generale è una cosa abbastanza banale, però uno deve sempre tenere in testa quello che il cliente alla fine, che sia grossista o sia installatore finale, quello che il cliente vuole, ognuno di noi quando è cliente si aspetta determinate cose, e quello che non riconosce, sicuramente non riconosce quella che è la complessità della supply chain o i problemi della supply chain. Questo a nessuno di noi quando siamo clienti interessa. Quindi quando uno va e cerca un prodotto, se non lo trova anche immediatamente, la cosa fondamentale è quella di avere una promessa
di quando sarà disponibile, poi tornare a recuperare il suo prodotto. Quindi tutto quello che c'è dietro, se noi lo facciamo in giro per il mondo, in Asia, in Australia, costo di trasporto via aereo, è una roba che nessuno è disposto a pagare. Questo bisogna un po' ricordarselo quando si costruiscono le supply chain. Scusa, visto che nella frase precedente hai sottolineato più volte, no? La parola relativo, sì. A che cosa ti riferisci? Ma allora, relativo a di un oggetto, il valore relativo di un sistema, il valore relativo di un servizio, relativo inteso come connaturato per quel tipo di cliente. Quindi è proprio a significare che ognuno dei nostri clienti dà un valore diverso relativo alla sua specificità a una di queste necessità. Cioè, per chi è molto più importante un sistema, per chi è molto più importante il servizio, la relazione col fornitore, per esempio. Il grossista è fondamentale, la relazione col grossista. Allora, qui volevo raccontarvi un po' per entrare un po' in quello che è il nostro contesto, che purtroppo è anche un contesto di tante altre aziende in questa fase storica, quello un po' dove ci troviamo, quali sono i trend del mercato elettrico. Allora, sicuramente un trend è l'aumento della varietà offerta, non solo nel nostro settore, parecchi, ma nel nostro settore in particolare, per darvi un'idea, negli anni 70 Vticino aveva una gamma sola per le apparecchiature civili, che era la Magic, si vendeva il 98% con una gamma sola e tutto il mercato andava bene, una sola gamma di interruttori prese, quattro placche. Adesso credo ne abbiamo 18 di gamme diverse che partono dal top di gamma, le placche in vetro, le ardesia, in marmo e arrivano fino alla Magic, che è rimasta ancora, perché ha ancora un suo mercato. Sono 18 gamme diverse, una di queste ha migliaia di articoli. Quindi l'evoluzione, per darvi l'idea dell'offerta, qui si è aggiunta poi la domotica, l'elettronica, i touch e tutto quello che è arrivato in questi ultimi anni. Il secondo trend è quello della globalizzazione, sia che si parla di clienti, sia che si parla di fornitori. 20 anni fa i fornitori erano tutti della zona di Varese, il mercato predominante era il mercato italiano. Adesso noi abbiamo fornitori in tutto il mondo e anzi si cerca nuove source sempre in posti nuovi e i mercati sono mercati mondiali. Grazie a Dio ultimamente noi abbiamo anche i mercati mondiali, perché l'Italia è sicuramente in un momento difficile per quello che è l'edilizia e quindi i nostri prodotti. Questo cambia un po' le regole del gioco, è da tenere presente, perché abitudini, andamenti, logiche sono completamente diversi in giro per il mondo rispetto a quelli che è il mercato italiano. Un terzo trend è quello della concentrazione dei nostri clienti. Sempre di più in Italia i grossisti stanno comprandosi, i più grossi comprano i più piccoli, diminuisce il numero di grossisti e di player sul mercato e quindi la forza che prima era sicuramente dalla parte dei produttori si sta un po' controbilanciando con acquisizioni che rendono i nostri primi clienti importanti. L'ultimo trend è quello del cambiamento del cliente finale. Per darvi un'idea, 20 anni fa nessuno sapeva nulla, uno comprava la Magic, la installava a casa, era finita. Adesso siamo arrivati che se uno va su Facebook trova tutti i commenti in real time dell'utente finale che compra il nostro prodotto e che dice ho trovato questo problema piuttosto che quest'altro, sono contento, non sono contento. E quindi con questo dobbiamo capire e convivere, è immediatamente più palese qualunque tipo di problema dell'azienda immediatamente a tutti sul mercato. Tutto questo con una situazione che negli ultimi anni è di contrazione della domanda, soprattutto sul mercato italiano. Per darvi un'idea, nel 2008, che è il punto, noi abbiamo fatto 25 anni di crescita, tutti gli anni, fino al 2008, adesso sono ormai 5-6 anni dove il mercato italiano è in grossa difficoltà. Per darvi un'idea, noi teniamo sotto controllo vari indicatori macro di
macroeconomici per capire dove andiamo, i mutui hanno avuto una riduzione del 60-70%, concessione mutui rispetto a quello che era il 2008. Quindi siccome il nostro mercato, una parte importante è sono le nuove costruzioni, è chiaro che se non si vendono, se l'edilizia è in difficoltà, è evidente che si vende di interruttori da mettere nel caso. Ecco, questi sono un po' i trend che stiamo affrontando. Ve li ho raccontati perché, adesso qui andiamo veloci, perché la supply chain che uno deve costruire è funzionale a questo. Questo un po' racconta che cosa è successo negli ultimi anni. I volumi hanno avuto una certa evoluzione, volumi di vendita, e quello che è stata la complessità derivante sia da mercati nuovi che si sono aperti che dei prodotti. Quindi sempre di più la supply chain deve essere pronta a gestire questo. Se uno non l'ha preparato a tempo debito diventa veramente difficile. Dopo vi faccio vedere i numeri della nostra supply chain e ritroverete un po' queste logiche. Ecco, questo velocemente è per dire che oltre al divario tra volumi e complessità, sempre di più c'è una curva che porta a tutta una serie di codici con volumi bassissimi di classe, quelle che si chiamano classe C o classe CDC da gestire, che dal punto di vista marketing e offerta sono fondamentali, quindi devono rimanere a catalogo per completare il tipo di offerta che noi portiamo al cliente, ma che hanno volumi molto bassi e quindi difficilmente gestibili in una supply chain complessa come la nostra. Ecco, questo direi che è bellino, perché da una parte un po' c'è quello che sono le necessità dell'organization, della logistica, delle produzioni, minimizzare il rischio, costruire una supply chain che minimizza il rischio, seguire le regole, gestire i processi, e dall'altra quello che è un po' la spinta marketing, la spinta mercato, la spinta innovazione, che per noi è strategico, e poi alla fine Bticino è innovazione, cerchiamo di comunicare innovazione, che è quella di un rischio perché lanci nuovi prodotti, volumi, mercati, logiche, andrà bene, andrà male, il fatto di innovare vuol dire portare qualcosa di nuovo al mercato, anche le tecnologie che introduciamo sono tecnologie nuove per il nostro mercato, e una gestione per progetti, singolo progetto. Ecco, la capacità di mettere insieme queste due cose, metterle insieme in fase di impostazione di nuovi prodotti è fondamentale. Questa è Frippiana, e dal messaggio, cioè alla fine la capacità di adattarsi delle supply chain è quello che porta un'azienda a resistere e performare meglio rispetto a un'altra. La capacità di aver costruito e poi di reagire velocemente a un impulso nuovo è la cosa fondamentale. Volevo introdurre un messaggio perché Alessandro, scusa, loro stanno seguendo un percorso di eccellenza su Dalin. Sì, tu Maiori? No. Sì. È stato il suo primo capo, se ho capito bene. Sì, però mi ha insegnato gran parte delle cose. Però non so se usava questi slide. No, tempo non si dava. Io sono entrato in Bticino nel 95. Quando sono entrato in pianificazione e soluzione nel 95 eravamo in 30 e c'era un computer solo sul piano che avevo solo, e passavano con dei tabulati giganteschi così in carta dove uno scriveva con la Miro. No? Adesso se uno va e non ha il computer vai a casa immediatamente al mattino. Era il 95, non era il 61. Maiocchi faceva responsabile della pianificazione di Bticino. Bene. Adesso tutti parlano di linea, per la nome di Dio, una filosofia e ha tutta una serie di connotati positivi, sia che sia lean produzione o lean supply chain. Noi facciamo tanti progetti di lean supply chain. Quello che è fondamentale non dimenticarsi è che in tutti questi progetti la supply chain deve tenere conto anche di essere sufficientemente robusta
anche a costo di delle inefficienze, per resistere a dei cambi improvvisi che possono essere di domanda, che possono essere di fornitori, che possono essere di qualunque cosa può capitare lungo la supply chain. Perché avete visto anche voi nel vostro corso, esistono casi di problemi grossi sulla supply chain che hanno dato impatti anche catastrofici in alcuni casi su determinate aziende. Quindi questo è importante ricordarselo. Ma questi sono i capi sacri. Allora, con questo cappello di quello che succede un po' sul nostro mercato, le complessità che ci sono, adesso vi racconto un po' cos'è la logistica di Vicino, e qui se avete sui vari spunti che vi do qualche domanda, fermatemi pure che entriamo nel singolo. Allora, qualche numero innanzitutto. Tre magazzini principali di spedizione, che sono tre magazzini internazionali, quindi spediscono sia in Italia che nel mondo. Il più grande è quello Ospedaletto Lodigiano, che sono 65.000 metri, poi ne abbiamo uno nella zona di Alessandria, che sono 10.000 metri, e uno vicino alla zona Brescia, di 4.000 metri. Ecco, questi sono i numeri. 3 milioni e mezzo di righe ordine spedite, 50.000 prodotti finiti diversi, 70.000 tra componenti e materie prime, 6.500 punti di consegna, 25.000 clienti, 220.000 metri cubi spediti e circa 21 milioni all'anno di costi, di spese della logistica. Allora, fatti i numeroni, io credo che la cosa fondamentale sia intorno a qui. Sicuramente dover gestire 50.000 prodotti e 70.000 componenti, la struttura logica delle varie supply chain che noi abbiamo deve essere ben strutturata, ben organizzata, ben gestita con delle logiche chiare, anche se diversificate, per le varie tipologie di. Allora, abbiamo 8 stabilimenti produttivi in Italia, quasi tutti nella zona Lombardia-Piemonte, quindi tra Valle, Tradate, Roscoline. Ne abbiamo uno a Torre del Greco e uno a Teramo, nella parte del sud dell'Italia, del centro Italia. Ecco, questo per darvi un'idea. Allora, innanzitutto siamo in logistica 157 impiegati e 32 operai interni. Vedete che ho scritto anche 96 esterni, perché il più grosso magazzino che abbiamo, che è l'Ospedaletto, la parte di movimentazione fisica è fatta attraverso una cooperativa esterna. Quindi sono centinaia di persone di cooperativa esterna, una scelta fatta tanti anni fa. Quindi tutta questa parte della logistica si occupa di logistica fisica, compresa la parte trasporti, dogane e coordinamento delle logiche di logistica fisica. Quindi logistica fisica e trasporti, c'è una struttura di approvvigionamento, quindi tutto quello che si occupa della parte fornitori, c'è una struttura che si occupa di gestione dei dati di base, dove dati di base intendiamo le distinte basi. Penso avete fatto qualcosa sulla logica della pianificazione della produzione, le distinte basi di produzione, quindi tutto quello che si occupa di dati base, tutta una struttura che si occupa della parte mercato, quindi gestione domanda e servizio, quindi tutti i rapporti con i clienti, l'introduzione ordini, previsioni, IRP. E poi 4 strutture che si occupano di tutto quello che è la pianificazione della produzione fino alla programmazione esecutiva dei singoli stabilimenti. Quindi sono divise per area di prodotto e al loro interno il numerello sta a indicare le persone che ci sono, che lavorano in ogni struttura. Quindi abbiamo persone centrali a Varese che sono i responsabili, e poi le singole persone operative divise in tutti gli stabilimenti. Alessandro, una domanda. In tutta questa direzione chi è che si occupa di Lean? Allora, Lean Supply Chain, direi queste funzioni qua, una per la sua parte. Okay. Più la parte approvvigionamento, perché facciamo anche Lean Supply Chain integrata con i fornitori. Okay.
Invece dei 65, quanti di fatto si occupano di demand planning e sales forecasting? 5. 5, anche se poi è una delle aree così ho qualche idea. Gli altri 60 fanno customer service? Gli altri 60 fanno introduzioni, ordini, rapporti con i vari clienti, gestione anche del CRP, CRP poi ha bisogno di una gestione anche operativa. Sì, e qua fai conto una ventina sono per il mercato Italia e abbiamo anche di tutto. E chi ci decide il livello dello stock dei magazzini? Sono quelle persone di pianificazione. Ah, ecco. Ah, ok, ciascuno per il suo. Ciascuno per la sua parte. No, dicevo, bello incasinato era un commento che prima che si è sentito, però mi mancava la parte a monte di stabilimenti intercompany, perché adesso abbiamo visto solamente i brand italiani. Sì. Che cosa arriva, cioè chi è l'approvvigionamento che viene negli stabilimenti francesi? O... Sì, esattamente, siccome siamo società diverse, alla fine è un acquisto intergruppo, perché le società sono due società diverse, le grandi di vicino, e la parte approvvigionamento, noi compriamo in effetti la società Le Grand centinaia di milioni di euro all'anno. Okay. Quindi la pianificazione di ciclo elettronica riguarda gli stabilimenti, cioè non detto esatto. Piani di produzione, no, a stabilimenti dei due, no. Proprio fornitori di fatto, no? Esattamente, fornitori. Sì, beh, ma questo è un po' incasinata, deriva un po' anche dalle scelte storiche, dai momenti storici. Direi a quattro blocchi fondamentali, forse c'era qua. Questo blocco era il blocco di logistica fisica, questo è un po' il blocco che serve alla pianificazione dei siti di produzione e questo è il blocco che si occupa dei fornitori. Oh, questo è ancora più incasinato. Questo è per trasferirvi che dietro alla gestione, alle logiche, cosa fondamentale per la supply chain e per la logistica sono i sistemi informativi. Poi lo vedremo nella storia, noi abbiamo una storia in Italia, lo vedremo, di sistema informativo unico per tutto quello che è la società vicino. Questo è un grande valore e ci permette di essere in un'ottica di costi servizio molto avanti ad altri, anche alle società legali. Lo portiamo avanti da 40 anni e quindi abbiamo tutto quello che sono i magazzini, qualunque cosa della logistica fisica tra Click e Catalyst, abbiamo tutto un mondo di sistemi gestionali tutti integrati tra di loro, che vanno da dei sistemi proprietari che è il sistema commerciale, al quale abbiamo montato tutta una serie di applicativi di mercato, quindi abbiamo il ERP con Mangistics, abbiamo Predicast, abbiamo l'integrazione con i grossisti Mattel, quindi tutta la parte, direi, mondo clienti integrata, anche se sono vari pacchetti, ma integrata completamente per tutta la società. E poi abbiamo tutto un mondo di pianificazione della produzione, direi con IT Technology per quello che sono il mondo della pianificazione, fatto con TXT. E con Matrix Manufacturing per tutto quello che è la gestione del ciclo di vita, delle informazioni tecniche del prodotto. Adesso senza entrare troppo nel dettaglio, volevo trasferirvi che alla fine non c'è gestione di supply chain efficiente se non c'è una strategia di sistemi informativi. Questo è fondamentale per i logistici. Vado avanti, se non avete domande. Allora, questo è quello che dicevo prima. Noi veniamo da 20 anni con questa integrazione in Italia, quindi l'ottica è stata sempre quella di comprare aziende e integrarle a livello di sistemi informativi. Questo è quello che ci permette da Varese di sapere ogni mattina tutto quello che succede in qualunque posto, cosa abbiamo fatturato, cosa abbiamo venduto, qual è lo scaduto, qual è lo stock, qual è qualunque tipo di informazione logistica che consente di prendere delle decisioni rapide attraverso tutti questi sistemi. Lo vedete, alla fine è la logistica che fa queste integrazioni, la parte amministrativa e finanza, poi il resto gira tutto attorno alla logistica e ce n'è una ogni 2 o 3 anni.
Quindi alla fine all'interno dell'organizzazione che vedete prima ci sono delle persone che quasi a tempo pieno fanno queste cose, perché appena ne è finita una c'è già un'altra acquisizione, adesso la prossima non la sappiamo ancora, ma veniamo da due fatte quest'anno. Ecco, questo è un'altra cosa interessante. Oltre a quello che è la pianificazione della produzione standard, che studiate anche voi con i sistemi MRP, MPS, tutto quello che si studia a scuola, usiamo normalmente attraverso dei sistemi, ecco, quello che abbiamo chiamato tutti i nostri sistemi avanzati di pianificazione. Quindi abbiamo una serie di strumenti che ragionano sia a materiali che a capacità finita, con dei vincoli sia di materiali che di capacità. Vedete quali sono stati tutti i progetti che abbiamo fatto in questi anni fino ad arrivare a qualcosa che volevo raccontare, che è sia la logica del postponement sia la logica dei prodotti configurati. Insomma, non sto a raccontare qual è il funzionamento dell'MRP perché immagino lo sappiate. Vi racconto piuttosto di quello che abbiamo fatto come postponement. Allora, queste qua sono idee che vengono, insomma, il logistico subisce un po' quello che è l'evoluzione del catalogo, l'evoluzione della complessità, deve solamente prepararsi a gestirla al meglio. Questo è uno dei progetti che abbiamo fatto che aiutano a prepararsi a gestire al meglio la complessità. Quindi un po' la logica che ci sta dietro è: se si riesce a disaccoppiare all'ultimo momento un prodotto rispetto a un altro, perché magari cambia solamente l'etichettatura, l'imballo, l'assemblaggio, quindi qualcosa che può fare all'ultimo minuto, la logica è di cercare di portare il più possibile questa cosa vicino al mercato e farla non tanto a previsione, ma gestire la previsione per approvvigionare, produrre gli elementi di base e gestire all'ultimo momento un disaccoppiamento. Questo, il postponement è un po' un assembly to order fatto ancora di più verso il mercato, quindi verso il magazzino. La logica è sempre la stessa. Noi l'abbiamo fatto a Ospedaletto, nel nostro centro di distribuzione. Siamo partiti, cos'è Giorgio, 2 anni fa? Sì. 2 anni fa siamo partiti con qualche prodotto, adesso ne gestiamo con 2000, mi sembra, i prodotti nel magazzino. Sono prodotti relativamente semplici, faccio un esempio. Per esempio, noi vendiamo sul mercato dei grossisti questi sono connettori, questi prodotti li vendiamo nella scatola, vendiamo lo stesso prodotto alla grande distribuzione. Siccome la grande distribuzione, quando voi andate alle Wamerlain, al Carrefour, davanti alle casse, uno può prendere il singolo pezzo e c'è scritto termoretratto con sull'etichettina, perché uno compra il singolo pezzo. Quindi un canale diverso ha bisogno di un prodotto che alla fine è diverso, qualcosa è diverso. Allora, prima di mettere in piedi tutto questo canale, cosa facevamo? Prendevamo il prodotto nostro, lo davamo a un fornitore esterno che faceva questa attività qua, ce lo ridava indietro e noi lo vendevamo, ci vendevamo 2 settimane. I passaggi con le società esterne hanno bisogno di mettere ordine, sposta il materiale, c'è il trasporto. Oggi cosa facciamo? Facciamo questa attività qua direttamente dentro il magazzino. Quindi ogni mattina io so quello che ho bisogno di vendere di quel prodotto lì, vado lì, lo prendo, lo l'ho semplificata, logicamente è la banalità. Poi metterlo in piedi un'azienda, una multinazionale, dove un magazzino non c'ha il concetto di un reparto produttivo, dove c'è una contabilità industriale dietro, dove c'è una cooperativa esterna, dove bisogna separare gli spazi, dove c'è una logica di pianificazione, perché tutto quello che vi ho fatto vedere qui non esiste nei sistemi normali di mercato, di master planning, di MRP, non esiste, uno si deve inventare. Esiste una logica di una distinta base che ha un prodotto finito sotto un prodotto finito. Pacchetti di mercato gestiscono poco questa cosa qua. Quindi ce la siamo dovuti un po' inventare. Adesso abbiamo, mi sembra, 3 o 4 milioni di euro di fatturato che escono dal postponement con una decina di persone che sono sempre impiegate nel magazzino. E questo vi dà l'idea un po', una piccola cosa, di come si può fare per andare incontro alla gestione della complessità.
Posso fare una domanda sul postponente? Certo. Che magari gli studenti potranno apprezzare quando verrà fatta l'esame. Visto che per me appunto questo è uno, diciamo, dei principi chiave su cui il supply chain management si riesce a portare a casa un'efficienza nella parte blu, cioè quindi la parte di produzione, e una diversificazione, addirittura c'è sito ore, no? All'ultimo momento. Io volevo capire meglio, quei 2000 che tu hai citato, sono i prodotti finiti che escono dal postponement o sono i 2000 prodotti finiti già finiti da cui ne escono fuori 4000 e 5000 dopo il postponement? No, oggi i 2000 sono quelli che vengono fuori dal postponement. A partire da quanti, diciamo così, prodotti finiti di base? Allora, fai conto, ci sono un po' di settori diversi. Quello che, l'esempio della grande distribuzione è 1 a 1, perché 1 a 1 e si sposa poco con questa 1 a 1, perché noi abbiamo il 95% dei volumi che va in grossista, sì. E poi tu peschi, quindi è 1 a 1 il prodotto, ma i volumi in gioco sono totalmente diversi. Cioè questo prodotto qui magari ne vendi 12 alla grande distribuzione e ne vendi 800.000 sul canale dei grossisti. Quindi questa è la logica del postponement, qua è una logica di volumi in questo caso, più di complessità. Poi c'è un altro settore, per esempio, che è l'idrocitofonia o addirittura le UPS, le unità di protezione, dove tu parti con 20 e ne vengono fuori 300. Banalmente ci sono anche alcune cose dove il prodotto è identico, ma siccome tu lo vendi è uno, lo vendi in tutti i mercati del mondo e devi montargli il software connaturato con la lingua, vengono fuori 100 prodotti finiti partendo da uno solo. Quindi sono varie fasce che vanno in questo, o per la logica di semplificazione della distinta come disegnato qua, o per una logica di sfruttare i volumi in gioco. Io poi ho un'ultima domanda che è provocatoria forse sul futuro. Tra un po', ma già adesso si parla tanto di 3D printing. La mia domanda è quanto, diciamo così, certe personalizzazioni sui tuoi prodotti in un futuro potrebbe farsi, diciamo così, direttamente un cliente dalla parte del mondo usando, diciamo così, le stampanti 3D oppure facendo direttamente certe serigrafie su alcuni prodotti, cioè il discorso di dire io vendo a una terza parte, no? Che poi, diciamo così, è libero di vendere il prodotto tal quale piuttosto che personalizzarlo secondo la logica del postponement. Guarda, è difficile, ma è difficile, almeno nel nostro caso, è difficile scardinare dei presupposti di marketing. Tu addirittura, noi abbiamo, facciamo parte dello stesso gruppo, è grande, qui vicino, nel mondo, lo stesso tipo, esattamente lo stesso tipo di prodotto, è marcato, è grande per determinati mercati, qui vicino, per gli altri. La logica sarebbe quella di farlo uscire in produzione neutro e fare all'ultimo secondo le personalizzazioni o addirittura non personalizzarlo e venderlo con tutti e due codici in giro per il mondo. Questa è una roba complicatissima, non ce la si fa, ma con una logica di marketing che serve mettere d'accordo miliardi di paesi e tutta una serie di persone che sono. Quindi stiamo dibattendo da 3 o 4 anni, sarà molto difficile, molto difficile. Io vi racconto l'ultimo esempio e poi ho finito. Questo è per darvi un'idea di due mondi completamente diversi, un mondo di prodotti che sono connaturati con un singolo codice, quindi sono esattamente quello che avevo studiato, ma la scatoletta è semplicissima, scatoletta 30-40 milioni di scatolette all'anno, pezzo di plastica con dentro così di metallo, ha un codice pianificato, si fa una pianificazione, si tira una riga dritta, viene gestito addirittura replenished dal magazzino, nessun problema, una distinta molto semplice, anche questo che ha una distinta di 70-80 componenti, ha la sua distinta, è un super classe A, viene pianificato, si comprano i componenti, noi chiaramente gestiamo tutta questa parte per magazzino, una logica quindi supervisione proprio degli stock di magazzino. Tutto quello che avete studiato. Adesso andiamo dall'altra parte. Dall'altra parte esistono tutta una serie di prodotti che invece sono fatti esattamente sulla richiesta del cliente. Il cliente lo vuole 3 metri e 22 centimetri, lo vuole con un angolo, lo vuole con un buco, lo vuole con un materiale particolare. Quindi ci pone pesantemente la domanda di come si fa.
a gestire queste cose qua, perché se io devo andare a creare ogni codice per ogni possibilità dovrei creare 30 milioni di codici, però 30 milioni di codici non sono gestibili, la manutenzione, la distinta base, le modifiche, le evoluzioni tecnologiche, la gestione all'interno dei sistemi. Il sistema operativo MPS ha dei vincoli di memoria, di capacità di processare in un orizzonte di tempo accettabile tutti i dati. Quindi vengono una serie di domande di come si fa a gestire tutta una serie di prodotti che sono esattamente speciali, ma gestiti in maniera industriale. Allora, questo è l'ultimo delle cose che abbiamo un po' messo in piedi, e sono i cosiddetti prodotti configurati. Quindi c'è una logica dove c'è un motore di intelligenza che sul singolo ordine cliente dice: io lo voglio in quella maniera lì. C'è un risolutore che risolve la distinta base, che crea una distinta, un ciclo, una serie di materiali targati per quell'ordine cliente, e fa uscire un prodotto che probabilmente è univoco in tutta la storia. Questo farlo convivere con dei sistemi, avete visto che da una parte si parla di decine di milioni di pezzi, dall'altra si parla di un pezzo, tutto gestito nello stesso sistema, nello stesso sistema informativo, nella stessa modalità di pianificare la supercena. Tutto questo è un'altra modalità, voi capite, se avessi dovuto costruire una supercena che cambiava codice ogni volta sarebbe stata una complessità infinita. Quindi tutto un nuovo sistema per gestire anche questa parte del catalogo. Quindi vi ho trasferito due esempi di come nel nostro mondo si cerca di cambiare un po' le regole del gioco per andare incontro e dominare la complessità. Boh, basta, io vi ho fatto una carrellata. Quanto ci ho messo? No, direi che 45 minuti, perfetto. Non so se qualcuno ha qualche domanda, qualche osservazione. Posso fare una domanda? Allora, riguardo alle mattine, volevo capire se processa sei classi A e classi C, o altrimenti, considerando che utilizzate l'altro per la classe C, non fate comunque una baseline come per le mattine, sia a livello di IPF che come componentistica? Sì, la risposta è sì. Cioè processate tutto con le MAPI, comunque. Però mi devi dire perché? Secondo te? Perché comunque con la classe C c'è un sia, nel senso questo è abbastanza, non fa una previsione precisa, perché un minimo, so che dobbiamo averlo, cioè una baseline ce l'abbiamo, dobbiamo averla, perché altrimenti non riusciamo comunque. No, ma tu hai fatto un'osservazione giusta, cioè tu dici, io in fondo gestisco un prodotto, stesso prodotto, vediamo per spiegarti. Questa famiglia qua sono interruttori magnetotermici, questo è super classe A, la gamma è fatta di 2000-3000 codici, esistono tantissimi classe 10, pulpe particolari, atterraggi particolari, di cui si vende 3 o 4 pezzi all'anno. Tu dici giustamente, questo lo gestisci con un MPS, con una scorta di magazzino, bravissimo, classe C lo gestisci a serial port, cioè lo fai nel momento esatto che il cliente lo vuole. Questa è la gestione del prodotto finito. Poi però c'è l'MRP. L'MRP contiene i materiali. Questi signori qui sono fatti tutti con le stesse cose. Hai bisogno di una base, un coperchio, una maniglia, poi cambi la taratura del prodotto. Se tu non mettessi tutti nell'MRP avresti degli errori in fondo. Cioè quando compri la materia prima ti serve per gestire questo, se gestisci solo il classe A vedi 80% del fabbisogno, 90, 95, 98, quindi ti perdi dei pezzi. Quindi la logica è l'MRP, che serve per lanciare i componenti o le materie prime, processa qualunque cosa, qualunque sia la gestione del prodotto finito che hai, processa tutto. E poi il prodotto finito che viene gestito in maniera diversa, alcuni gestisci con una previsione mettendo magari il prodotto a magazzino, l'altro lo gestisci solamente all'ultimo secondo la produzione finale, ma le materie prime e i componenti le portano da tutti. So se è stato chiaro. Quindi nel caso in cui dovessimo produrre ad esempio un prodotto finito di classe C, noi come componentistica
cioè noi chiaramente vorremmo produrre in alto, quindi la componentistica anche all'interno, in medicina, andiamo a produrre quando abbiamo l'ordine, comunque abbiamo uno stock su previsione. Tu, e lì dipende dove ti accoppi, però tutta la parte acquisti la devi gestire su previsione. Tutta la parte acquisti la devi gestire. Materie prime, tu dietro hai 6, 7, 8, 12, 40 settimane, secondo di cosa quelli i contatti d'argento, se sono 30 settimane, che compri il giro per il mondo. Tu questa parte qui la devi gestire in anticipo, non puoi gestire la tua funzione, se no se mi torno non lo però nella logica di numero dobbiamo cercare ovviamente di avere lo stock minimo fastidioso non zero. Certo. Quindi praticamente come classe C ad esempio, noi cerchiamo di avere ad esempio solo la quantità necessaria per un lotto, per un turno, ad esempio. Cioè come stock per ridurre al minimo il nostro stock. Sì, tu giochi sugli stock del prodotto finito, per esempio magari a livello di prodotto finito il classe C non metti. A livello di materiali hai comprato per tutto il fabbisogno. Non ti arriva l'ordine, hai un pochino di più per fare il classe A. Ti arriva l'ordine e tu attingi agli stock di componentistica che hai fatto. Cioè, le forme di noi abbiamo visto gli indici, ad esempio, le prese per Israele. Sì. Che sono chiaramente un classe C. Sì. Quindi. Per Israele no, però. Però diciamo, nel totale componentistica, cioè, in quel caso, ci arriva già chiaramente delle scorte, cioè, sulla componentistica, certo. Perché altrimenti non arriva. Esattamente. Esattamente. E li hai tirati attraverso le perdite. Perfetto, quindi comunque non finito questo. Tutto. Vedo che non è convinto, che tu gli hai raccontato. No, stiamo facendo con il professor Maiocchi, stiamo facendo sì, veramente un progetto di Lean sulla Ticino, sì, e abbiamo incontrato varie persone da Remondi e da altri. Quindi la domanda è interessante. Sì, la domanda è interessante. Perché loro ti raccontano cose diverse. No, non abbiamo le idee chiare, nel senso che noi non abbiamo le idee chiare noi, cioè nel senso che abbiamo parlato. Se avete bisogno mi venite a trovare, poi mi come fate? No, è evidente. Tutto quello che è il giochino lo fai sull'Italia. Sul tempo di sforzo. Puoi gestire linea all'ultimo secondo la roba che ti arriva da acquisto. Perché non lo produrresti mai? Perché il bilanciamento, la linea, il presupposto è io ottimizzo tutto dando lo stesso livello di servizio che mai. Però poi alla fine non veniamo più niente, no? Quindi il presupposto è quello, tutto viene processato dal MRT, su questo stai tranquillo, posso confermarti, allora, su questo, su questo. Poi all'ultimo secondo hai le varie gestioni, che possono non essere solo a livello di prodotto finito, ma possono anche essere a livello di componenti di produzione, per esempio se qua sotto hai una serie di componenti di produzione, può essere che li gestisci tutti con la logica del just in time collegata al servitore, cioè tutto quello che dominiamo noi all'interno dell'azienda è tirato dalla domanda, tutto il resto è spinto dalla previsione. Prego. Quindi anche il rifornimento delle materie prime per i componenti di classe A viene tirato dal frame produttivo, oppure c'è diciamo, un po' di previsione, è un po' diciamo, tirato dal. Allora, funziona per il super classe A le materie prime, sotto il classe A funziona così. Tutto quello che siamo riusciti a mettere, anche con l'esterno, l'abbiamo messo in logica gitta, sui classe A, adesso facciamo per un attimo il classe C, sui classe A l'abbiamo messo gitta. Cosa usiamo le due cose? Le due cose sono dimensionamento macro delle previsioni, serve per dimensionare gitta, quindi l'impegno che tu prendi a un mese, a due mesi, a tre mesi, a quello che hai messo, con i singoli fornitori. Quindi con la Bayer prendi un impegno a tre mesi su un determinato policarbonato, con il fornitore prendi un determinato impegno. Poi giorno per giorno il reparto dove si può tira quello che gli è necessario. Quindi sui superclasse A è fatta così la logica, dove puoi e dove hai una supercente ti consente di farlo, perché alcuni casi sono così, altri casi anche se sono componenti di superclasse A, le pastiglie d'argento che compriamo in Sud America si comprano anche se è in classe A, si compra il lotto o poi tirare gita a Sud America. Dove è possibile facciamo questo tipo di progetti e poi lasciamo al reparto di tirare all'ultimo secondo quello che serve.
Però ecco, se siete in giro qualche volta in Bicino, potete venire a trovare con mai occhi, ma non trovate. Io invece la domanda che volevo fare, ritornando alle immagini delle due signorine, volevo capire qualche esempio di resilienza, no? Tu dicevi, agile vuol dire avere anche i doti di resilienza, ecco, ma a parte diciamo così lo stock, quali sono diciamo così gli altri elementi, i fattori, no? Che a tuo avviso sono identificabili secondo la parola resilienza. Allora, backup di fornitori. Backup di fornitori, esiste il backup di fornitori, alla fine quello che abbiamo visto è se tu mantieni in vita due fornitori, perché se tu hai anche un backup di determinate supply chain, determinati pezzi di supply chain, però utilizzi sempre uno, dopo un anno è una presa in giro, non esiste il doppione, anche se ce l'hai nei sistemi informativi. Quindi la scelta di tenere vivi due fornitori, che possono essere anche l'interno e l'esterno, chiaramente avendo delle inefficienze nella scelta, perché allocassi tutto il volume a un solo fornitore, sicuramente un solo riesce a fare ottimizzazioni e efficienze diverse. Il fatto di tenere vivi due source alternative è sicuramente su determinate supply chain una scelta per essere reattivi e pronti qualunque cosa succedesse. Investimenti in capacità, doppioni di stampo, per rispondere ai picchi, ma anche scelte di logica di supply chain, dove porto la source o la produzione di determinati materiali, che adesso quasi tutto si trova sia in Italia che in zone low cost. Il conto è se tu hai solamente 30 viti di super classe A, prendi un fornitore e lo metti là. Il problema è quando tu hai 30 viti di classe A e 3.000 di classe C, allora è chiaro che non esiste nessuno nel mondo che ti fa solamente le 3.000 di classe C ad un costo ragionevole. Quindi la scelta di dove metti o dove metti parzialmente la tua catena logistica di approvvigionamento è una scelta che ti dà poi la capacità di reazione in un tempo prestabilito. Mi ricordo che Luca Crippa qualche anno fa ci parlava di nearshoring, che era anche questa a suo avviso appunto delle politiche per dire non vado a fare né offshoring troppo lontano e vado a cercare dei fornitori in backup che siano anche vicini, no? Quindi c'è anche, però mi chiedo sicuramente diciamo che nella scelta del doppio fornitore questa logica di sceglierlo lontano o vicino insomma. Allora sì, ti direi di sì, nel senso che per tutta una serie di tecnologie facciamo scelte di fornitore primario in area magari low cost e scelta di fornitore secondario in area Italia, piuttosto che utilizziamo fornitori che hanno differenti plant in area low cost e in Italia, ma che sono capaci di fare lo stesso prodotto in entrambi gli stabilimenti. Per andare, anche se non dividiamo le quantità, ma facciamo scelte del genere. Poi non è sempre facile, una cosa è il libro di testa, una cosa è quello che succede nella vita di tutti i giorni, quando hai necessità di saturare determinate capacità produttive o hai dei picchi di domanda, poi fai anche scelte di breve periodo in alcuni casi. Però la logica dovrebbe essere questa. Bene ragazzi. Domande? Siete stanchi? Allora io farei un applauso finale. Una sorpresa, si sa che ho dato una sorpresa. C'è stato un pallone. La Liuk a questo punto. Grazie mille. Speriamo che lo usi, sono anche dei film dei ragazzi. Grazie mille. Che si ricorderanno di te. No, allora ci sarebbe diciamo di la play, vorrebbe anche il cappello. Vai, grandissimo. Stretta di mano. Grazie. 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 Grazie.